Shalom e Kulam, un buongiorno a tutti, un buongiorno agli amici del canale. Abbiamo analizzato un paio di video dove siamo entrati un po' più approfonditamente in quello che è l'Antico Testamento. Abbiamo analizzato il peccato originale e abbiamo fatto un'analisi un po' più tecnica con il video precedente con i nomi di Dio. Volevo fare un attimo di stacco e creare un po' un video che sia un tratto di unione tra tutti i video che abbiamo fatto fino adesso, e che cerchi di spiegare un attimino quello che è il lavoro che è stato impostato, quello che è la forma analitica che stiamo usando, no? È un po' il lavoro che si sta svolgendo. Soprattutto volevo portare una chiarificazione su quello che è il pensiero ed il lavoro ebraico, perché di questo che stiamo parlando. Sostanzialmente la differenza è tra quello che è il pensiero, diciamo così, cristiano è quello che è il pensiero ebraico. Dobbiamo però essere anche capaci di scindere le cose. Il pensiero cristiano segue una sua strada, il pensiero ebraico segue una strada differente. Non esiste una giusta, una sbagliata, una migliore, una peggiore. Non è questo il problema. Il problema è creare un raffronto che sia costruttivo. E per farlo devo comunque interrompere e fare una piccola analisi su quello che è l'ebraismo, su quello che è il pensiero ebraico, come intendono gli ebrei la lettura della Torah e comunque del Tanakh, dell'Antico Testamento. Scuole ortodosse e ultraortodosse sono legate al fatto religioso. Sono nell'ebraismo una minima parte e hanno una lettura che è comunque sia letterale che metaforica. Per le altre scuole, che sono dette yeshiva, la lettura è differente, viene fatta in più livelli. Quindi abbiamo una lettura che è detta Peshat. Peshat cosa vuol dire? Vuol dire semplice. È la lettura cosiddetta veramente letterale della Bibbia, dove si fa un'analisi letterale. Abbiamo poi dei livelli successivi della Bibbia. Il livello successivo si chiama Remez. Cosa vuol dire Remez? Remez in realtà vuol dire cenno, allusione. Ed è quella che viene chiamata in gergo una lettura allegorica. Cioè si accenna a qualcosa che è successo per far comprendere qualcos'altro. L'allegoria è usare un fatto o una cosa per cercare di dare una direzione, in maniera che ci si possa arrivare, accennando solamente o portando solamente dei piccoli fatti o dei piccoli esempi che possano portare a relegarsi a quello che sarebbe il significato. Quindi non strettamente letterario, ma reso attraverso l'allegoria. Il terzo livello di lettura si chiama Derush. Derush è la metafora, è la lettura metaforica. In realtà Derush vuol dire analogia. Cos'è stabilire un'analogia? È riferire un fatto che possa essere la chiave interpretativa di un altro. Quindi la metafora è la descrizione di un fatto che in realtà è la codifica del fatto scritto in maniera letterale, interpretato in maniera letterale. Ma il reale significato sta nella sua metafora. In un certo senso, la metafora è quella analogia che permette di interpretare e di arrivare alla giusta comprensione della lettura semplice, della lettura letterale. L'ultimo livello di lettura si chiama Sod. Sod, tradotto in ebraico, vuol dire segreto. Perché segreto? Non perché sia un segreto, perché è una fase di lettura che ci si arriva studiando a lungo la Torah. E quindi è una lettura segreta perché non la conoscono tutti, ma tutti ci possono arrivare. È segreta perché finché uno non la comprende, finché uno non ci arriva, è nascosta. Ma non segreta nel senso che non la si debba studiare. Anzi, lo scopo di più, di
percorrere un cammino è proprio arrivare fino all'ultimo livello di lettura della Torah e degli scritti del Tanakh. Quindi questa è una cosa essenziale da sapere. Quindi, seppur tutte le fasi sono importanti, chiaramente per la maggioranza degli ebrei le storie del Tanakh, le storie della Torah, sono simboli, sono cose che devono portare a una decodificazione di quello che è il messaggio originale. E il messaggio originale è quello contenuto in Sod, nell'ultima lettura della Torah. Quindi tutto quello che stiamo analizzando viaggia in tre livelli diversi, ma non sono livelli meno importanti o più importanti, sono livelli che servono ad arrivare ad una comprensione. Ecco perché esistono un livello letterale, un livello allegorico e un livello metaforico, che sono in realtà l'arrivo al livello segreto, quello dove si può veramente comprendere cosa l'allegoria, la metafora e il senso letterale vogliano rappresentare. Perché queste complicanze? Sostanzialmente perché gli ebrei sono stati il popolo sempre della grande diaspora, sono stati il popolo che è stato comunque perseguitato in continuazione e hanno deciso di conservare una loro identità come? Scrivendo delle cose che loro potessero comprendere, che se finite in mano agli altri non potevano essere comunque ben comprese. Ecco perché la lettura letterale non è sbagliata, ma alla fine diventa fine a se stessa. Questa è la sostanziale differenza che dobbiamo conoscere. Il Tanakh, la Bibbia ebraica, soprattutto la Torah, fulcro dell'ebraismo, è una lettura simbolica. È una lettura di cui bisogna avere la chiave di decodificazione. Infatti il livello segreto è anche il livello detto della Kabbalah. Parleremo anche della Kabbalah ebraica e vedremo cos'è. Ma adesso sostanzialmente analizziamo la differenza tra il mondo cristiano e il mondo ebraico. Innanzitutto dobbiamo calcolare una cosa. Il mondo cristiano è composto da dogma, perché giustamente una religione ha dei dogma, ha dei punti fissi, che stabiliscono i loro maestri, che stabiliscono i loro ecclesiasti o che stabilisce la massima autorità, in questo caso per la cristianità, il Papa. Abbiamo il rabbinato nell'ebraismo, ma il rabbinato è laico. Nell'ebraismo non esiste un clero, per cui non esistono dogma, perché non ci sono delle regole fisse. Non esistono delle convenzioni fisse, perché c'è una libera interpretazione sulla Torah e quelli che sono gli scritti sacri. Quindi il rabbino può essere per alcune comunità una autorità, in senso che conosce la religione, che conosce l'Antico Testamento, che conosce i precetti, ma non è un'autorità religiosa, è un capo della comunità. Quindi non esiste il rabbinato come clero, esiste il rabbinato come studiosi della yeshiva, studiosi della Torah, studiosi di quello che è un percorso sia laico che religioso. Queste persone di grande esperienza, di grande studio, sono posti a capo delle varie comunità religiose, ma non danno delle indicazioni. E se danno delle indicazioni, sono indicazioni secondo la propria scuola e quello che hanno studiato. Ecco perché al momento vi sono comunque 28 correnti religiose riconosciute nell'ebraismo. Come già spiegavo in altri video, seguite da un mucchio di scuole laiche e atee, per cui no, essere ebrei è appartenere a un'identità, a una cultura. Essere ebrei vuol dire essere dentro quello che è la musica, l'arte, la letteratura, la filosofia e poi anche la religione. Tra l'altro avevo già detto, vi ricordate, no? L'ebraismo è un movimento globale, la religione si chiama giudaismo. E il giudaismo, infatti,
Quante volte avete sentito parlare di radici giudeo-cristiane, non di radici ebraico-cristiane? Si parla di radici giudeo-cristiane, perché il giudaismo è la religione, l'ebraismo è il movimento totale. In questo movimento totale non ci sono dei capi, non c'è un clero. C'è una libera interpretazione di quelle che sono le scritture. Per le persone totalmente religiose sarà la lettura letterale, per la maggior parte degli ebrei sono le letture successive, quelle che passano per l'allegoria, per la metafora e infine per il livello segreto, o vogliamo chiamarlo mistico, esoterico, non fa nessuna differenza. Questa è la sostanza. Quindi il libro della Torah, il libro del Tanakh, le parole dei profeti e tutto quello che vi è scritto sono simbolismi. Sono fasi attaccate una alle altre. Per l'ebreo è importante tutta la lettura, quindi quella letterale, quella allegorica, quella metaforica e anche quella segreta, perché sono concatenate l'una all'altra. Sono una catena che unisce questo percorso di apprendimento e quindi sono tutte fasi importanti. Ma quello da comprendere è che stiamo parlando ad un livello metaforico, stiamo parlando di fatti che bisogna interpretare, sui quali bisogna studiare, sui quali bisogna arrivare a una conclusione, a una interpretazione. Questo è lo studio della Torah e dell'Antico Testamento. Quindi, io capisco i dubbi e le domande che possano crescere, i dubbi e le domande che possano venire fuori. Questo è dovuto chiaramente a una lettura letterale della Bibbia, così come sono abituate le varie culture, ma le varie culture, per esempio cristiane, di tutte le tradizioni cristiane, non solo dei cattolici. La lettura della Bibbia è letterale. Dobbiamo comprendere che per la maggioranza degli ebrei la lettura della Bibbia non è letterale. E quindi molte cose non trovano un riscontro effettivo. Ecco perché si crea, no, questa diversità. Si crea questa diversa interpretazione. Perché da una parte c'è una cultura dogmatica, dall'altra parte c'è una cultura che non è dogmatica. Nessuna delle due è più bella o più brutta, sono semplicemente differenti. Ecco perché quando ci sono delle domande, quando ci sono dei quesiti, io cerco comunque di rispondere in una maniera che possa essere neutrale, che possa interpretare quello che è il senso della domanda. Però bisogna anche calcolare che certe cose non sono dall'ebraismo contemplate. Quindi questo stretto, veramente questa stretta relazione tra la forma letterale e quello che succede in realtà, nell'ebraismo non c'è. Quindi l'ebraismo viaggia fondamentalmente sulle due letture allegoriche e metaforiche. E vi faccio un breve esempio prima di chiudere. In una conferenza mi è stato chiesto: ma voi ebrei cosa pensate, cosa succede dopo la morte? Io ho dato la mia spiegazione, ho detto: alcuni pensano che si va in un paradiso dove siamo tutti insieme e si studia e si leggono le scritture sotto la luce di Dio. Alcuni pensano che vi sia un paradiso per i buoni e una punizione per i cattivi, ma la punizione dura massimo un anno perché Dio non punirebbe mai per lungo termine altre persone. Alcuni pensano che si vada in una sorta di seconda terra molto più bella, dove si sta molto più bene, dove siamo tutti fratelli, dove siamo tutti amici. Altri, come i Sadducei, pensano che questa sia l'unica vita, non esiste l'anima, non esiste lo spirito, una volta che siamo morti è finito tutto. E così stavo andando avanti nell'elenco dei vari pensieri. Questa persona mi interrompe e dice: sì, ma io voglio sapere qual è il pensiero ufficiale. Ho cercato di spiegare alla signora che non esiste un pensiero ufficiale, perché ogni ebreo la vede in maniera diversa, ma ho avuto difficoltà a farmi comprendere. Perché? Perché da una religione dogmatica è necessario un punto di vista, è necessaria una presa di posizione. Perché?
perché giustamente ci deve essere una direzione. Questo nell'ebraismo non succede. Ecco perché ognuno dà una sua interpretazione. E questo è perfettamente normale. Ma torneremo ad analizzare questo nel corso dei video, magari man mano. Adesso direi dal prossimo video riprendiamo la nostra analisi, sempre tenendo presente che stiamo parlando in questo momento di un'analisi letterale. Avremo qualche appoggio e qualche appunto anche da fare sulla fase metaforica e su quella, per carità, allegorica. Però in questo momento stiamo analizzando la scrittura letterale. E nella scrittura letterale qualche intoppo può succedere. Proprio dobbiamo tenere presente questo fatto: per la cristianità è scritto e succede, per l'ebraismo è scritto, è una metafora. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, grazie per avermi seguito in questo video un po' diverso, però mi sembrava doveroso farlo. Vi ringrazio perché continuate a seguirmi, ringrazio sempre Mimmo per l'opportunità che mi dà e vi saluto, come al solito, in ebraico. Leitraot lekulam. Arrivederci a tutti, grazie.